Gli uomini muoiono, le idee no. Le idee? Beh, quelle sono a prova di proiettile. Buongiorno dottori, avete visto? Oggi vi porto per i 2 giorni dell'evento, diciamo, principale. Ho deciso di unirli per spiegarvi come mai Bitcoin è così importante. Ma non sarò da solo, ci saranno infatti degli ospiti, amici e detti lavori con i quali risponderemo ad una domanda fondamentale. Perché la rivoluzione Bitcoin è così importante? Andiamo a scoprirlo insieme. High five. E cioè, come descrivere Bitcoin? Bitcoin è... Vieni qua, vieni qua, vieni qua. Cos'è Bitcoin per te? Bitcoin è una meravigliosa possibilità che noi esseri umani abbiamo per sistemare un po' di cose. Tipo il consumismo. Anche tutto, un sacco di cose. È un esperimento bellissimo e sono veramente felice di farne parte. C'è anche su BTC Map, magari vi lascio il link giù in descrizione, wow, di Aran per un suggestivo ristoro nelle colline, nelle montagne torinesi. Rigenerante, sì, bellissimo. Sì, in mezzo alla natura. Oh my gosh. Ah. Mamma mia, che onore. Come mai? Cioè, tutta questa anonimità è necessaria o non è necessaria? È più per piacere, più per gioco? Domanda complicata. Allora, la cosa è nata per motivi seri. Voglio mantenere la mia privacy se parlo di Bitcoin, se parlo di privacy online. Nel tempo è diventato un po' uno stile di vita / personaggio. E difficoltà nel mantenere tutto questo anonimato andando appunto alle conferenze, avendo gli amici? Da un certo punto di vista ci fai l'abitudine. Cioè, cominci ad autoriferirti a te come Turtle. Okay. Le cose strane. E dall'altro ogni tanto vai a pagare, carta girata sempre dalla parte opposta. Ormai c'è l'automatismo. È automatismo, ma bevi, esci con gli amici, così diventa sempre complicato ricordarsi tutto. Un po' diventa automatico, un po'. I miei amici non sanno di Turtle. Ah, quei pochi che lo sanno, quei pochi che lo sanno hanno subito un allenamento intensivo. Ma pensa per riferirsi a me come Turtle. Il difetto è che poi ogni tanto lo fanno anche quando non sono Turtle. Però mai lo tengono così per non sbagliare. Quindi hai addestrato gli amici, di Sarah? Sì, sì, ho addestrato. Alcuni vanno addestrati, alcuni c'ho un mio amico che... Ospite ormai fisso delle puntate dove io vado agli eventi e intervisto. Allora, per te la domanda più difficile: qual è secondo te l'argomento più sottovalutato su Bitcoin? Qualcosa di cui magari se ne parla poco, se ne potrebbe parlare di più? Secondo me una delle cose più sottovalutate sono le criticità e gli aspetti negativi di una possibile adozione di Bitcoin, che però siano spiegati e siano argomentati in maniera non stupida. Ieri c'era qui lo speech di Seth Fedian, qualcuno gli ha detto qual è l'aspetto negativo di un Bitcoin standard. There are, and if yes, what are the cons of a Bitcoin standard society? None, obviously. Can you imagine the shitcoiners? Ho giustamente detto nessuno, perché se vi dico qualche cosa poi dopo i shitcoiner... Siccome invece io in italiano probabilmente... di shitcoin in Italia abbiamo bruciato il rogo quasi tutti, non ci sono più. Allora provo a dirne un pochettino io. Per esempio, quando parliamo di Bitcoin standard, di un'economia che... Comunque c'è, dottori, l'esperienza VIPS qua è qualcosa che non si può descrivere. Ti senti a casa, cioè, sei proprio bene, proprio bene. Mattias,
thank you. How it was to create this amazing stuff? Since the beginning, we had really big goals, because when me and my brother, when we planning something, we don't think about the consequences and okay. about the work, you know. So we were just like putting the paper in front of us and like, okay, so okay. how many people we want? 10,000? Okay. 10,000, okay. How many companies? 100? Okay. And that was our planning. On the end, I think we didn't reach 10,000 people. We are something around, I think, 7,000. That's a big success for us that Michael Saylor came for the first time to Europe for the Bitcoin conference. Yeah. And he's on the stage twice. We're trying to onboard as many people as possible. Yes. Thank you for being part of that. Thank you for inviting me. Yeah. Crazy. Amazing. Thank you. Thank you. Thank you. Perché Bitcoin è così importante? Beh, perché è un sistema alternativo e dal mio punto di vista abbiamo bisogno di nuove idee e abbiamo bisogno di tecnologie economiche che siano pronte per il futuro che ci aspetta. C'è un'enorme fetta della popolazione mondiale che è tagliata fuori dal commercio via internet e potrebbero approfittarne perché producono loro le materie prime che noi produciamo. Quindi io penso che possa essere una grande opportunità per creare un mondo più equo e più aperto. È molto presto, quindi Bitcoin deve crescere ancora tantissimo, ma sono molto ottimista. Questa, dottori, è la maschera di V per Vendetta, che a sua volta l'ha presa da Guy Fawkes, una roba del genere, insomma, un rivoluzionario degli anni. Non mi fate fare queste cose che non le so io. Comunque è un simbolo molto importante, infatti poi è stata utilizzata anche da Anonymous, perché insomma simboleggia un po' il potere della rivoluzione. Allora, se non avete mai visto V per Vendetta, cosa che purtroppo anch'io avevo non fatto fino a qualche mese fa, guardatelo, cioè vi cambia veramente la vita e capirete come mai è così intrecciato e legato a Bitcoin. Anche lui voleva lottare contro il governo perché aveva sparso notizie false, parla proprio di unione, di un movimento, tanta 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 roba, quindi ve lo dovete guardare, ve lo dovete guardare. My friend, yes, what is Bitcoin for you? Bitcoin is the new world almost. Like it's the revolution. Okay. It's the thing that will allow us to finally get out of the hands of the central bankers and all of these fucking bankers that have been rockpiling us since the 70s or before. Yeah. So it's the new world. Fight together. We do. Ah, l'uomo a cui devo tutto praticamente. Cioè, penso di aver fatto il migliore evento della mia vita qua a Praga grazie a questo braccialettino gentilmente offerto dal buon Riccardo Masutti. Tra un'oretta più o meno c'è lo speech su cyber security, digital security. Sì, lo speech si chiama Digital Security Basics, quindi proprio le basi di sicurezza generale, non con focus su Bitcoin, perché vedi, poi il problema è che la gente vuole sempre avere la massima sicurezza su Bitcoin, scordandosi che però in realtà la sicurezza informatica è come fosse una catena composta da tanti anelli, no? Che se tu hai un anello della catena che non è ben resiliente, non è duro, la catena si spezza e tu perdi tutta la tua, diciamo, strategia di sicurezza. A livello appunto di sicurezza, la persona media farebbe bene ad informarsi tanto sulle cose più approfondite per dire ok, detengo i miei Bitcoin nella maniera più sicura possibile, o è meglio dire ok, mi fermo qualche passo prima per evitare di andare magari a fare cose che poi non riesco più a tornare indietro? Complessità è nemica della sicurezza sempre, cioè quindi è meglio fare poche cose che sappiamo fare, le facciamo bene, le implementiamo nel modo corretto, però l'educazione cioè, gioca un ruolo fondamentale. Uno pensa che la cyber security, come la privacy, sia una questione puramente IT, tecnica, no? Informatica. In realtà no, è principalmente educazione, è principalmente formazione,
è principalmente prevenzione. Tra l'altro a te mi dicevi hai 26 anni, sei rimasto scioccato da questa cosa. Sono rimasto scioccato perché te comunque lavori in Bitfinex, sì, e Phoenix. Ti occupi appunto lì di cybersicurezza, ma ho visto che hai fatto anche altre cose con Master in Lightning Network, perché te hai tradotto prima Master in Bitcoin, mm-hmm, e adesso da pochissimo hai tradotto Master in Lightning Network. Sì, diciamo Master in Bitcoin, lo dico per chiarezza, è stata in realtà una traduzione comunitaria. Okay. Io mi sono occupato poi della revisione, della impaginazione, l'ho pubblicato in cartaceo. Mentre Master in Lightning è stato mio figlio praticamente, dalla A alla Z l'ho tradotto tutto io. Ricordiamolo, è un corso completamente sulla sicurezza. Sì. Tra l'altro il bello è che si paga in Bitcoin. Solo. Ma cioè in Bitcoin fissi, non è che dici è prezzato in euro prezzato e poi lo converti in Bitcoin. È prezzato in Bitcoin, quindi che in Bitcoin valga 1000, 100.000, quello è. E quindi uno può fare anche speculazione, può fare arbitraggio col mio corso, no? Lo compra e lo rivende. No, diciamo il corso che ho lanciato è stato... Quanto dura? Totale. Sono 60 ore di video, lezione, più centinaia di risorse esterne. Quindi in realtà uno, cioè, per farti capire, tutta la gente che ti ha partecipato l'ha guardato 5-6 volte. Perché sono così tanti contenuti, così tante cose che ci vuole anche tempo da assimilarle. E no? Su Bitcoin o sulla sicurezza in generale? No, in realtà è suddiviso da sicurezza generale, base avanzata, privacy, anonimato generale, base avanzato, e poi sicurezza e privacy avanzate con focus su Bitcoin. Che se tu non, cioè se tu vuoi costruire una casa, le fondamenta devono essere belle e solide. Quindi si parte dalle basi, si va fino alle cose avanzate e poi solo alla fine, più di un terzo del corso è con focus su Bitcoin, ma circa due terzi trattano principalmente sicurezza e privacy a livello generale. Straconsiglio sicuramente il libro Master in Lightning Network, è da leggere perché imparate Bitcoin così come va fatto. E poi, insomma, se uno decide che è ora di mettere al sicuro la propria identità digitale, è sicuramente una scelta da fare. Grazie. Ti ringrazio. A te. Continuiamo con le interviste. Sia mai che riesca a beccare Michael Saylor. Sia mai che riesca a beccare Michael Saylor. Michael Saylor. Michael Saylor, thank you. What we can do for improve Bitcoin, improve mass adoption? I think the most important thing we can do is educate the public, educate corporate leaders, educate political leaders, educate community leaders, educate your community. The more people know about Bitcoin, the more enthusiastically they'll be supporting it and the more excited they'll be about a Bitcoin future. Thank you, thank you. And congrats for your work. Thank you. Dottori, ma voi probabilmente non avete capito con chi ho appena fatto l'intervista. Cioè, quell'uomo ha miliardi e miliardi. Dottore numero uno. Miliardi di dollari. Minchia, sono famoso pure a Praga comunque, bellissimo. In Bitcoin. Cioè, lui è il CEO di Micro. L'ex CEO forse? Di MicroStrategy. Cioè, di che minchia stiamo parlando? Michael, sei, ragazzi, ma quell'uomo probabilmente per quei 20 secondi di intervista che mi ha dedicato è come se mi avesse tipo dedicato qualche decina di milioni, perché più o meno il suo tempo con quello che fattura è quello. Dottori, mamma mia, siamo ormai alla fine. Che figata. Probabilmente il migliore evento Bitcoin al quale abbia mai partecipato, e quindi anche il migliore evento cripto. Sicuramente il fatto di avere il VIP Pass ha giocato un ruolo fondamentale. VIP Lounge comodissima, tutto gratis H24, quindi potete ben capire che per me è il paradiso. E sono veramente iper contento di aver concluso, diciamo così, il mio tour di eventi cripto, almeno qua in Europa, perché sapete che me ne sto per andare, ma nel caso restate sul canale perché tra pochissimi giorni scoprirete dove me ne sto andando per forse il resto della mia vita. Comunque, qui da Praga è tutto, da BTC Prague è tutto, evento fenomenale, andiamo a fare gli ultimi saluti e noi ci aggiorniamo presto.